Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è lunedì 25 aprile e scommetto che la maggior parte di voi sarà a casa come me. I non commessi, poverini. Se mi segue qualche commessa sono solidale, che so che le commesse, tipo mia sorella, devono lavorare. Volevo appunto farvi vedere questo outfit serale perché ogni tanto c'è qualche outfit un po' strong. E allora volevo condividerlo, visto che sono già pronta, devo andare a cena tra poco. E c'è ancora chiaro, per fortuna. Ho dovuto, mio malgrado, mettere gli occhiali da vista e voi mi direte, vabbè, sì, sai bene, perché avevo tipo un occhio super rosso, probabilmente mi era scaduta la lente a contatto, mi dava un fastidio, mi sembrava di avere dentro una spina e allora ho detto, vabbè, stasera facciamo riposare l'occhio, infatti lo vedrete che è un po' cadente, infatti ho cercato di truccarlo comunque un po' in maniera abbastanza aggressiva, però ecco, tra un po' mi si aprirà di nuovo, spero. Ho fatto la coda perché i capelli stamattina, insomma, avevano preso il vento, quindi non erano belli come dicevo io, non erano belli fluenti come dico io, e quindi ho fatto questa coda di cavallo che secondo me ci stava anche abbastanza bene con l'outfit. Facciamo, crediamoci, che se li ho lavati ieri, non avevo voglia di lavarli anche stasera, e visto che erano puliti, però ecco, non erano come piacciono. Io voglio avere i capelli quando esco, soprattutto la sera, belli fluenti, se no li lego, anche se è passato solo un giorno. Appunto ho gli occhiali da vista, questi soliti di Now, e poi ho di Now, io credo che si pronunci così, NAU comunque, e poi ho messo questi orecchini super leggerissimi dorati che mi piacciono tantissimo e danno, insomma, richiamano un attimino l'outfit sotto. Come giacchetta ho messo questa giacchetta di Scala, mi ha rotto le palle. Insomma, dicevo, come giacchetta ho messo questa qua in ecopelle che mi piace tantissimo ed è la mia giacca in ecopelle preferita che ho preso da Tacco Fashion un paio d'anni fa, credo, poco tempo, un po' di tempo fa, e l'avevo pagata 20 euro con i saldi. Mi piace tantissimo, portata così chiusa e mi ripara anche un sacco dal vento, dal freddo. Oppure anche aperta, sta bene, però aperta diventa tipo così. Ovviamente stasera la terrò super chiusa, cioè tipo fino in cima. E niente, poi sotto, finalmente un outfit un po' più aggressivo, nel senso dove si vedono un po' le gambe, perché qui faccio sempre outfit monacali, vabbè. Ho messo questa tutina di Bershka che adoro, l'ho già messa diverse volte, mi piace un sacco, l'ho presa con i saldi ed è un pochino così in stile etnico. E ha tutti questi malefici bottoncini che quando dovete fare la pipì è una cosa oscena perché dovete stare uno a uno a toglierlo. E ecco, quando l'ho comprata non ci avevo ovviamente pensato, nonostante io sia una che non fa la pipì spessissimo, però è veramente una tortura. L'ho già indossata diverse volte, la manichina a tre quarti, è tutta questa bellissima stampa etnica molto bella, con i colori veramente che io adoro. E questa però la vedo bene anche in prima vera, perché meno male se fosse che se ci fosse il tempo che dovrebbe esserci, tipo caldo, la metterei senza calze, invece fa strafreddo, quindi calza super coprente nera sotto, e poi ai piedi la new entry. Allora, calza coprente nera e poi coprente ma non coprentissima, 50 denari, e sotto ho messo, questa è la Romina, ciao. E sotto ho messo questi bellissimi stivali di Pitterello, che sapete che sono quelli che ho fatto il ma ho dato, da ho dato fuori di matto per comprare. Aspettate che metto la giacca perché fa freddo. Comunque dicevo, questi stivali di Pitterello ho fatto il diavolo a quattro per comprarli, e da quando li ho comprati non li avevo mai messi, non li ho mai sfruttati. E oggi, siccome non pioveva, ho detto no, oggi li metto, se no se non li metto oggi non li metto più. E li ho messi sia nel pomeriggio con un altro outfit che purtroppo non sono riuscita a registrare, e stasera appunto con questa tutina. Secondo me ci stanno bene, fatemi sapere se vi piacciono, danno molto movimento, sono tutti sfrangiati. E in camoscia questi qua appunto li avevo presi da Pitterello, costavano un centinaio di euro e li avevo presi con la promozione 30% da scaricare appunto il coupon, e sono felicissima. E questi mi resteranno per sempre. E come borsa non ce l'ho dietro, ma la mia solita borsa di Zara, quella color vinaccia, insomma, avete capito, bordeaux scuro. E ci sta molto bene anche la borsa perché si abbina perfettamente con la tutina. Vi faccio vedere comunque l'outfit completo. Sono un po' corti i pantaloncini, però non devo andare a lavorare, non è giorno, quindi dai, ci sta con la calza nera coprente. Vabbè. Poi, oltre a questo, vi devo far vedere anche due acquistini che ho fatto ultimamente, che non vi ho fatto vedere. Sono due paia di scarpe meravigliose che ho preso alla Farex Mada, per chi fosse della zona. La Farex Mada, quel negozio che c'è a Ronio, che ha gli articoli campionari, una tantum gli arrivano, ogni settimana gli arriva qualcosa, e anche un po' di cinesate. Ma io mi trovo, ultimamente mi trovo benissimo. Ho preso un articolo campionario e un paio di décolleté di Café Noir, che ve le devo troppo far vedere.
Partiamo dalle décolleté di Café Noir, che sono quelle che potrebbero piacervi di più, perché l'altro acquisto campionario è un po' particolare. Cioè, le décolleté sono queste, che in questa scatola. La ragazza le ho pagate, vedete? 10 euro, cioè pochissimo. Tra l'altro le avevo già viste a 15, tipo un mesetto fa, ma non le avevo volute prendere. Ho detto, ma no, dai, cerchiamo qualcosa di primaverile. Adesso a 10 euro, lì che mi guardava il mio numero, il 37, cioè presa al volo. E devo farvele troppo vedere. Probabilmente nel video sembrano più sul rosa cipria, invece dal vivo sono più color taupe, quindi tirano un po' più sul tortora taupe. No, andate dentro. Vieni. Dai, forza. Dentro tutti e due. Non mi piace perché ho tolto i vasi e lì c'è tipo un uscio, non so, farvi vedere quella specie di apertura sul terrazzo, lì sulla vostra sinistra. Ho sempre paura che i cani vadano sul tetto. Lo so che non lo fanno, però i miei cani non sono molto normali. Comunque dico, nel video forse vi sembreranno un pochino sul rosa, almeno nella foto di Instagram sembravano più rosa cipria, infatti mi hanno detto tutti che erano rosa. Cioè no, sono color tortora, color taupe. In realtà sono bellissime, sono appunto in... Vabbè, hanno la soletta in vera pelle, poi sono tutte in suede con questo meraviglioso fiore, tutto ricamato pelle su pelle, bellissimo. E hanno un bel tacco 10, sono veramente molto eleganti, molto carine. Queste con un pantalone, secondo me, stanno veramente benissimo. E la suola rossa, vabbè, non è una particolarità di Café Noir, comunque le trovo adorabili per 10 euro. Secondo me ho fatto un ottimo affare, fatemi sapere se anche per voi è un affare, cioè sicuramente. Comunque io sono troppo contenta quando le ho prese per 10 euro. Io non ho mai preso scarpe di Café Noir, però i prezzi sono sempre abbastanza altini, tipo, non so, 100 euro, 80 euro, vabbè. Invece gli altri sono degli stivaletti bassi, che io adesso ve li faccio vedere. Sono della marca Le Divine Follie, che è una marca che ultimamente sto acquistando a go-go. Tra l'altro col vestito lungo dell'outfit avevo sugli stivaletti comodissimi e bellissimi. E questi qua sono un altro paio di specie stivaletti. Articolo campione numero 37, perché sapete che molto spesso i campionari sono in quel numero lì, non so perché, non chiedetemelo, comunque ne ho visti parecchio e sono tutti completamente in pelle, cioè vedete, sono degli stivaletti super ben rifiniti, completamente in pelle, quindi di ottima qualità, quindi il prezzo sicuramente era sopra i 100 euro, sono particolarissimi perché sono molto strani, ma io sicuramente quando li ho visti mi sono innamorata e sono questi qua. Cioè, guardate come sono strani questi stivaletti. Lo so che non piaceranno forse a tutti. Comunque sono completamente in pelle, sono fatti benissimo e rifiniti benissimo. Cioè, proprio veramente di una qualità assurda. E sono leggermente a punta, quindi insomma in linea con le tendenze di quest'anno. E poi hanno praticamente questa apertura laterale. Quindi resta uno stivaletto basso con appunto questa apertura, queste borchiettine dietro dove c'è il tacco. E questi laccetti di corda molto strani. Comunque, boh, a me sono piaciuti appena li ho visti. Ho detto no, devono essere miei. Questi qua, ragazze, li ho pagati 19 euro, quindi 20, circa 20 euro. Cioè, 19 proprio esatto. E ho fatto questi due acquisti, queste due follie, diciamo, di primavera. Ma sono veramente molto contenta perché secondo me sono dei super affari. Mi farete sapere se vi piacciono. So che gli stivaletti sono un po' così così, però vabbè, confidate nel vostro baule della Veronica che saprà abbinarli nella maniera giusta. Adesso vi saluto perché la mia logorroicità, se no, non mi abbandona più. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente aspetto di leggere tutti i vostri commenti. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!